raccontare una cosa che mi è successa. Un paio di settimane fa ero in palestra la mattina, quando solitamente ci sono un po' gli anzianotti. Sto facendo i fatti miei e a un certo punto mi si avvicina questo, che ha avuto 70 anni, però sapete quelli che hanno un po' il fare da piaccioni, cioè vogliono un po' parlarti, scambiare due parole, insomma quel genere lì, che mi dice che è inutile che io cammini così a testa alta, un po' spavalda, perché il fisico che ho lo devo ai miei genitori. Al che io cerco di buttare la discussione sul ridere dicendo: ah, ma mi sta dicendo che me la tiro? Vabbè, ok, grazie. E diciamo che ho preso e me ne sono andata via. Poi però tipo in spogliatoio, non so se vi succede mai, che quando qualcuno vi dice qualcosa, comunque dopo che è successo qualcosa, incominciate a rimuginarci sopra e pensate alle 10.000 cose che le avreste potuto dire ma che non avete detto. Bene, questo è successo anche a me. Ho incominciato a pensare a 10.000 cose da rispondergli e da dirgli, ma ovviamente non ho più avuto l'occasione. Per tutta la settimana dopo ho cercato di evitarlo. Quando lo incontravo, comunque lo vedevo in palestra, cercavo di cambiare strada. Mentre l'altro giorno si è avvicinato lui dicendo: penso che ci sia stato un'incomprensione circa quello che ti ho detto l'altro giorno. Io non volevo dire che te la tiri, ma volevo dire che, peggio ancora, se tu hai il fisico che hai, lo devi ai tuoi genitori, perché tu sei fortunata. Lì mi è partito l'embolo e tutte le cose che mi ero trattenuta gliele ho dette. Ed è una cosa che mi succede spesso, cioè che le persone pensino che io ho questo fisico, o comunque ho ottenuto questi risultati, perché sono fortunata, perché io ero magra, quindi è più facile mettere su massa quando si è magri piuttosto che perdere peso. Allora, al tizio ho risposto dicendo: guardi che i miei genitori sì, mi hanno creata, ma alla nascita siamo tutti uguali, possiamo avere genetica diversa, assolutamente, però alla fine quella che la mattina viene in palestra, quella che mangia sano tutto il giorno, quella che sta attenta, quella che si cucina, sono io, non sono i miei genitori, anzi sa, io vivo anche da sola, quindi i miei genitori in questo momento stanno facendo davvero poco affinché io abbia questo corpo. Tralasciando quello che poi è stato il discorso con lui, che comunque ha continuato a non capirmi, ma il discorso in generale è che spesso si pensa che gli altri l'hanno sempre facile. Lei ha ottenuto questi risultati perché era magra, perché è di costituzione, perché è di genetica, perché mangia questo, perché non fa questo, quindi per lei è facile. Ma io non capisco perché ogni volta le persone devono sempre porre gli altri su un livello più basso rispetto a se stessi. Cioè, per ognuno nella sua propria concezione è quello che c'ha sempre la strada più difficile, quello che ha le difficoltà più grandi, quello che ha i problemi maggiori, quello che se non arriva è perché ha questo, questo e quest'altro. Secondo me sono sempre soltanto scuse, perché non è vero che è più facile prendere peso, perché io ho preso massa pulita e ho messo su muscoli. Secondo voi è facile mangiare e aumentare di peso non ingrassando ma mettendo su massa magra consistente a parità di massa grassa? Secondo voi è facile? Ma non sto dicendo che è più difficile di dimagrire. Assolutamente, questa è la differenza. Ognuno cerca di paragonarsi e mettersi sempre nella parte sfavorevole. Dimagrire è difficile tanto quanto perdere peso in modo giusto, senza prosciugare i muscoli e andando ad attaccare il grasso ma senza inflaccidirsi. È difficile e non c'è bisogno di fare i paragoni. Ognuno ha le proprie guerre, le proprie lotte, le proprie difficoltà. Spesso queste difficoltà fittizie di paragoni sono poi i limiti che ci imponiamo noi stessi, sono poi le scuse che creiamo e che poniamo e che ci mettiamo come paletti, del tipo: vabbè, tu hai avuto la strada facile, per me è impossibile, qui intanto vale non lo faccio. No, è con costanza, è con determinazione, è pensare a se stessi, non pensare a quello che fanno gli altri. Spero che questo piccolo discorso, questo piccolo sfogo vi sia stato d'aiuto. Iniziamo con il video. È tornato! Luna è tornata!
tornato, è tornato, lo skier è tornato. Non sei contenta? È tornato lo skier, Luna, è tornato lo skier. Finalmente il Lidl ha accolto la nostra protesta e abbiamo vinto. Bene, adesso posso tornare a vivere. Mi sto trovando molto bene ad andare in palestra la mattina presto, e per presto intendo le 8:30, le 9, perché utilizzo molto il castello, quindi questo squat rack, che è uno degli attrezzi più gettonati alla palestra, e alle 6 è impraticabile, mentre alle 8 ho totale libertà e accesso. Inizio la mia routine attivando i glutei. Questi sono i good mornings, sono un esercizio di riscaldamento per appunto attivare i glutei. Vedete che io non è che piego la schiena in avanti, le mie gambe vanno indietro, quindi è proprio per cercare di concentrarsi sui glutei. Quindi state molto attenti nell'esecuzione di questo esercizio, far sì che i glutei siano i driver che guidano il movimento e non sia un mero piegamento della schiena, perché se no vi stendete la schiena. Poi passo al workout, inizio praticamente distruggendomi facendo gli pole squat. I pole squat vi li avevo già fatti vedere precedentemente, sono questi squat in cui in dip, in accosciata, ti fermi, aspetti 3 secondi, proprio conti 1001, 1002, 1003 e poi spingi su. Questo serve per evitare l'effetto rimbalzo di quando si fanno troppo velocemente, che si sale, si scende e si sfrutta l'inerzia del movimento e quindi magari anche facilitato. Qui invece proprio fermandosi, poi in risalita bisogna spingere attraverso quei talloni, attraverso quei glutei, ed è davvero, davvero faticoso, però è molto efficace. Poi passo all'amatissimo e odiatissimo hip thrust. Questo ormai ve l'ho già raccontato, ve l'ho già spiegato, pare che sia un esercizio che Fran adora, perché me lo mette sempre. Effettivamente in questa scheda ce l'ho 2 volte alla settimana, però devo dire che è un esercizio talmente efficace e si sente talmente tanto lavorare il gluteo che non mi dispiace farlo. Per questo esercizio mi è stato consigliato da Carolina, che sicuramente conoscete, ma nel caso non lo facciate andate a cercarla su YouTube, si chiama Mad Carolina, di tenere la schiena dritta e cercare di non incurvarla nel momento in cui vado giù. E ammetto che ho provato a farlo, è un pochino più difficilino perché comunque è un peso abbastanza consistente, quindi reggerlo così è un po' difficile, però devo dire che è davvero davvero un ottimo consiglio. Poi sono passata a fare questi mezzi stacchi. Questi sono praticamente il movimento è simile a quello che vi ho descritto precedentemente per i good mornings, cioè praticamente non è la schiena che si piega in avanti, ma sono le gambe o comunque i femorali, i glutei, che vanno indietro. E infatti, se vedete, il bilanciere non si sposta in avanti, ma rimane dritto lungo la sua linea. È un lavoro assolutamente di glutei e mi raccomando non di schiena. I glutei devono andare indietro. Questi si chiamano mezzi stacchi perché sono uno stacco fatto a metà. Intelligente. No, scherzavo. Sono chiamati mezzi stacchi proprio perché la barra deve essere portata appena sotto il ginocchio, quindi è una specie di mezzo movimento rispetto allo stacco intero e quindi è un movimento meno completo, però che serve a concentrarsi davvero sul gluteo e infatti lo tiene in contrazione per tutto il movimento, per tutta la serie di ripetizioni. Dopo passo alle trazioni assistite. Qui vi ho già spiegato come le faccio con questo elastico,
Però recentemente, purtroppo dopo che avevo filmato già questo video, quindi non ve l'ho potuto far vedere, o comunque non ve lo posso far vedere in questo video, mi è stato spiegato da un signore che veniva lì in palestra che è molto meglio mettere l'elastico invece di dove lo metto io, cioè sulla gamba, sulla tibia, di metterlo sotto la pianta del piede. Ragazzi, l'ho messo, salgo come niente. Qui vedete che a fatica arrivo anche sopra, forse alla prima ripetizione supero la sbarra. Invece con l'elastico sotto il piede faccio un movimento molto più corretto e lo sento dal fatto che sento i muscoli lavorare nei punti giusti, cioè petto e torso, e salgo molto di più e salgo molto meglio. Quindi vi consiglio, la prossima volta che faccio il video vi faccio vedere, di mettere l'elastico sotto la pianta del piede. Finisco poi questo workout con questo esercizio che ho scoperto perché non l'avevo mai fatto e lo adoro. Si chiamano upright row con manubri alzati al petto. È una specie di rematore perché infatti vai a colpire i muscoli del dorso, però fatto in piedi o comunque sempre mi raccomando le gambe un pochino piegate, divaricate, no? Mai fare gli esercizi con le gambe ritte. È fatto da in piedi con i manubri. E non pensavo, ma questo esercizio è fantastico. Ve lo faccio vedere da un po' di prospettive diverse, però vi giuro che è davvero davvero efficace. Lo sento in mezzo alla schiena e ve lo consiglio davvero tanto. È forse diventato il mio esercizio preferito del mese. In ogni caso, così finisco il mio workout in sala. Poi come da scheda ho 10 minuti di addominali a scelta. Voi sapete che io e gli addominali non abbiamo un grandissimo rapporto. Quindi sfrutto gli esercizi, le routine per gli addominali dell'applicazione di Rantastic Results. Qui codice sconto potete ancora usufruire e scaricare per avere un mese gratis di abbonamento, ma soprattutto per avere l'app gratis con più di 180 esercizi, ragazzi. E basta, così poi finisco il mio esercizio, il mio workout e vado a casa a mangiare. Bella, Che du bella Nutella! Jimmy, Nutella. tu sei in una casa affitta, non esisterà mai la Nutella. Scusa, Guarda du bella Nutella. non ti è bastato il B-Ready? No! Cosa vuoi? Voglio Nutella e poi ha preso di culo il birre è lì, Dio, neanche fosse una lanterna luminosa Vuoi la delle Nutella? rame. Ma poi dov'è Ma il qui pane? hai. Dov'è il Qui hai. pane? Non so, cosa hai fatto qui? Jimmy ha distrutto casa nel frattempo No. alla ricerca della Nutella. Ti vedo un po' interdetto. Ma ho fame! Non hai Avevo voglia. mangiato? Ni. E mi un B-Ready, tutto lo skir. Ma che è tutto lo schiere a metà? Ah, hai lasciato il fondino. No, Hai lasciato il lo devo fondino. finire! Lo devo finire! Ok, quindi ok, allora vuoi la Nutella, ma Ma che cavolo di punti sta no, alle altre? vabbè, tanto più. Vabbè, c'è una confessione che devo fare. No, Questa aspetta! casa è un po' No, poco fitta a aspetta! volte. Non ci credo, aspetta, Lula, non ti impressionare! Acqua. Acqua. È lì, è lì! No, Fuocherello. perché non ci ho. Fuoco! Perché non ci ho pensato? Dov'è? Il pane e la Nutella è qua! No, Questa casa è un po' poco fitta in questo vaffanculo! momento. Vediamo Non cosa ci c'è dentro. credo! Te dammi la Nutella intanto, poi fai che ti pare! Madonna, come è fatto a non venirmi in mente? Levati Luna, via Luna! No, Bambino dai, felice. no, non ci credo, Quanto guarda. sei stato a cercarla? Tanto! Amore. Ma tutto qua, cioè, ovunque. Ho visto un po' la dispensa attaccata. Merende fit. Mela cotta con cannella, albume e almond butter, burro di mandorle crunchy e mi rende un pochino meno fit, nonché pane e Nutella. No, Solo cacao. zuccherato. Vabbè, oh, ma no, che. No, lo skir, sono skir. 1% di grasso. No, 0,2. Madonna, si è peggio di luna, eh. Ma cosa dici? Luna. Ops.
che cos'è quella cosa marrone. Vorrei chiudere questo vlog che è stato un po' a caso, sinceramente, però spero che vi sia piaciuto finora, ringraziandovi perché nel mio ultimo vlog avete tanto apprezzato il mio essere spontanea. Fatto è che io sono così, io sono molto autoironica e spesso mi prendo in giro. La Silvia che avete visto è una Silvia senza filtri. Ho deciso per forse la prima volta di far vedere davvero anche a voi quello che io sono. Non ho tagliato le parti in cui facevo la deficiente, in cui mi divertivo, in cui ridevo. Ho deciso di lasciarle lì. E mi ha fatto tantissimo piacere vedere che avete apprezzato quella che poi io sono. Finora ho sempre cercato... Olle, guarda la bella, sì, stacca tutto, rompi... Ok. Luna? Oh, divano non è nostro. Io dici tu alla padrona di casa? E dici tu? Un po' così si dice. Comunque, finora nei miei vlog ho sempre cercato di essere un po' impostata, un po' seria, tagliando anche le mie piccole scemenze. Il fatto di vedere che avete tanto apprezzato quella che poi io sono in realtà mi ha fatto davvero davvero piacere, l'avrò detto 500 volte, però mi è piaciuto capire che voi non siete qui, che non guardate i miei video soltanto per i fatti e le informazioni che do, ma anche per vedere me come persona, il mio carattere. Quindi cercherò di lasciarmi un po' più andare, disse lei dopo un anno e mezzo che fa YouTube. Però sì, cercherò di lasciarmi un po' andare e quindi aspettatevi sempre una Silvia così, molto sgaia come sono in realtà. E poi prima di finire volevo farvi vedere queste. Queste me le ha mandate in realtà una mia amica che faceva la scuola inglese a Firenze con me, che adesso lavora per questa azienda. È un'azienda svedese che produce queste cuffie wireless. Essendo wireless, ovviamente non hanno fili e si collegano direttamente al telefono. Hanno la stringhetta piatta perché in teoria in questo modo non si dovrebbero attorcigliare quando sono in tasca o nell'astuccetto che danno insieme a queste. Sono perfette, te lo dico io per cosa, quando a scuola, all'università, il professore spiega, non lo volete ascoltare, così, fa passare i capelli, toc, toc. Si vede qualcosa? No, più o meno, no, visto? Queste perfette per quando faccio teologia, perché sì, io faccio teologia, faccio la cattolica, quindi devo andare a lezione di teologia e posso benissimo ascoltare altro mentre sono in classe e sembro quasi attenta. Si caricano attraverso il pispolino, che è qua, famosissimo pispolino, che è una praticamente chiavetta USB o presa USB che dir si voglia, si infila, si caricano. E ci sono diversi colori, rosa, bianche, blu, nere. Io ho voluto prenderle in nere perché mi andava. Però hanno i dettagli in oro rosa, immancabile oro rosa. Per conservarle ti danno questa busta di pelle con annesso manuale, che vabbè, sono molto basic, non è che ci vuole un manuale per usarle. E in più hanno anche dei ricambi per le cuffie. Voi adesso direte, ma Silvia per Natale ti sei fatta regalare le cuffie grandi? Sì, allora, quelle sono fantastiche e non le cambierai con niente al mondo, però
ammetto che a volte non sono tanto pratiche. Quindi quando la mia amica mi ha detto ti mando queste cuffie, ho pensato beh, why not, cioè perché no. E penso di utilizzarle quando ad esempio vado all'università, perché portarmi la busta grande così delle altre cuffie non solo è ingombrante ma anche rischio di romperle. Quindi queste sono molto pratiche in quanto appunto stanno in questa scatolina e non occupano tanto spazio. Inoltre l'unico problema che sorge a questo punto è che il mio iPod non è Bluetooth, non è wireless o comunque non si connette a questo tipo di cuffie. Quindi non so più che cosa fare col mio iPod, cioè il mio iPod, io non posso abbandonare il mio iPod, quindi... Però penso che troverò comunque un hobby al mio iPod, non lo abbandono. Come al solito c'è l'immancabile codice sconto che non può mai mancare, che vi metto qui, dove potete avere uno sconto sul sito delle cuffie, qui il link vi metto nell'info box qui sotto. Quindi, niente, ok? Ciao, ci vediamo nel prossimo vlog. Ah già, come al solito mi sono dimenticata qualcosa. Insieme alle cuffie spediscono gratuitamente la custodia del telefono, basta specificare che telefono hai, ed è questa, sono tutti uguali. Questa è tipo marble, marmo, quindi con la scritta Studio, che è la marca. Molto Pinterest, molto Instagram, e basta. Ah già, le cuffie sono le Vasa, modello Vasa Bla. Bla 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 bla. Ormai il wireless è il futuro, ragazzi. Camminare per strada con le cuffie, parlando, e vedere i vecchietti che ti guardano anche un po' con tristezza, anche un po' con preoccupazione, non capendo che non stai parlando da solo, ma che in realtà stai parlando con qualcuno, è impagabile. La loro faccia, quando ti vedono parlare a un muro, è impagabile. E solo quello ne vale la pena. Ciao!